Grazie a te, grazie mille. È stato bravissimo. No, bravissimo. Molto gentile, noi infatti ci tenevamo proprio a ringraziarti. Mario ed Elisa, il papà di Alex e l'infermiera che lo ha aiutato a farlo nascere, protagonisti di quella che grazie a loro è una storia a lieto fine, si sono incontrati all'ospedale maggiore di Bologna, ma in realtà si conoscono già da qualche giorno, da quando ad Alessandra, la moglie di Mario, al termine della gravidanza sono arrivate le contrazioni. Prima alle 10 di sera il viaggio dalla loro casa di Crevalcore al Policlinico di Modena, andata e ritorno perché secondo i sanitari non era ancora arrivato il momento del parto. Poi però all'una si sono rotte le acque. Abbiamo chiamato il 118, dopo un paio di minuti ci hanno detto aspetta un attimo, ci facciamo ricontattare. Poi mi è arrivato questo link che si è aperta la fotocamera, poi mi ha ricontattato. E... dall'altro capo del telefono c'era Elisa che mentre l'ambulanza stava arrivando da San Giovanni in Persiceto ha deciso di utilizzare la piattaforma FlagMe che consente di vedere cosa sta succedendo all'utente che ha bisogno di aiuto e guidare le sue azioni. Il papà da subito mi è apparso un pochettino ovviamente agitato, come ci si poteva aspettare, poi mi ha seguita in tutto quello che gli dicevo di fare, è stato veramente molto bravo e sono stata in grado di dargli delle informazioni semplici ma molto chiare che hanno permesso di far nascere Alex in pochi minuti e nel miglior modo possibile. È stato fondamentale avere Elisa che ci ha aiutato perché noi non sapevamo assolutamente cosa fare, perché eravamo nel panico più totale. Sono stati 10 minuti molto intensi, ma di cui mi ricorderò sempre, che sono conclusi con un meraviglioso pianto del bimbo, che è stato estremamente emozionante, molto liberatorio, sia per i genitori, per il babbo soprattutto, che anche per me. Un'emozione frutto della collaborazione tra genitori e personale sanitario e all'aiuto della tecnologia. Proprio come quello che è successo il giorno dell'antivigilia di Natale, quando un altro bambino bolognese di 2 anni è stato salvato da un infermiere e dal papà, da lui guidato attraverso FlagMe, dopo che ha rischiato di soffocare per aver mangiato un pezzo di mozzarella. Grande professionalità, grande competenza. Ai due colleghi va il nostro più grande ringraziamento, i nostri complimenti, consapevole che è il risultato di un grande lavoro corale. Infatti solo l'organizzazione, solo i protocolli, la tecnologia possono fare la differenza in questi casi.